Grazie, benvenuti a tutti, grandi amici, a quest'altro nuova modalità di incontro, ma le opportunità non mancano in giro e in largo per tutta Italia. Oggi una bellissima, secondo me, opportunità di mettere non a confronto, ma di rendere veramente esperienza due autentici territori che possono e sanno esprimersi in termini di grandissima qualità, con almeno due varietà, ognuna per ogni territorio, che veramente li incarna, li rappresenta e soprattutto ne sono la radice e l'essenza di questi due territori. E parlo per quanto riguarda la Romagna, l'Albana, e poi ovviamente ringrazio intanto il produttore Alessandro. Alessandro, benvenuto. Grazie a voi dell'invito, grazie mille. È il suo muffato che avremo in degustazione alla Vendemmia 2017. E poi il ringraziamento e benvenuto anche a Gianvito Rizzo della Feudi di Guagnano, artefice e protagonista del territorio, soprattutto per la sua espressione in termini di negro amaro. In tutto questo percorso ovviamente farà da sintesi un unico ambasciatore, Gil Coffi, in quanto ambasciatore sia per il Negro Amaro che per l'Albana di Romagna. Allora Alessandro, vorrei iniziare da te, anche perché da quando Gil mi ha detto ci sarebbe questa opportunità io l'ho colta al volo. Grazie di questo bel incontro. Parliamo di Albana, un'uva particolarissima. Da noi siamo riusciti quasi a distruggerla, perché da 10.000 ettari l'avevamo portata a 80 ettari. È un'uva molto molto difficile da lavorare in vigna, non lascia indietro nessuna malattia, super sensibile alla peronospora, però regala questi grappoli bellissimi. Guardate queste, ci vedo, sono lunghi 60 centimetri, quelli del mio clone, se non altro. Niente, noi l'abbiamo voluta realizzare a tutti i costi, proprio perché si stava perdendo in questo territorio, e quindi abbiamo iniziato questo progetto 20 anni fa per farla nella sua forma passita, botritizzata, raccolta quindi con raccolta di acini nobili, con passaggi scalari tutte le settimane, ottobre-novembre. E quindi inizialmente abbiamo iniziato con questo passito, che è quello che degustiamo stasera. Poi finalmente negli ultimi anni abbiamo cominciato a fare anche la versione secca, e la nostra missione è quella di sfatare tutti i vecchi luoghi comuni che si sono creati su questo uva, questo vino, i vini da lei ottenuti, perché è una macchina da guerra a produrre zucchero e acidità. E quindi quando hanno cominciato a stare in mano a quei contadini del dopoguerra, che non la sapevano più trattare bene, praticamente facevano questi vini con tanto residuo zuccherino che poi andavano imbottigliati e rifermentavano in bottiglia. Insomma, da noi il luogo comune è che l'Albana è dolce, quindi l'Albana col pesce non si può bere, invece la versione secca è fantastica. Poi quella che presentiamo stasera invece è la versione botritizzata, che una collega qui in zona 40 anni fa ha capito che la nostra uva albana, perché ha una buccia che è molto grossa, è l'unica uva bianca che ha un po' di tannino e si presentava bene a farla in versione botritizzata, e in effetti sì. Io quando l'ho piantata ho cominciato a lavorare con l'agronomo che da lei aveva impiegato 20 anni di sperimentazioni, e quindi questo signore fantastico, dottor Remigio Bordini, ha progettato la vigna. Qualcuno ci chiede: la botritis gliela mettete? Viene tutti gli anni? La botritis c'è sempre nel nostro caso, perché l'impianto probabilmente è venuto fatto veramente bene, è stato fatto orientato a nord-est, un fondo valle, c'è un ruscello, un laghetto. Ovviamente, come viene bene la muffa di novembre, viene molto bene anche la muffa di maggio, che è peronospora ed è distruttiva. Noi siamo biologici, ci limitano il rame, quindi abbiamo dei bei problemi, però andiamo avanti a muso duro e portiamo avanti quest'uva, che non è come fare del semplice Chardonnay, la solita robetta scimmiottata da altri. Qui in questo territorio viene molto bene, a saperla curare e a gestire. Alessandro,
Volevo chiederti, proprio da un punto di vista tecnico nella conduzione agronomica, quali osservazioni agronomiche da un punto di vista proprio tecnico vanno condotte per l'ottenimento di un'albana secca o per l'ottenimento di un'albana dolce? Se, voglio dire, ci sono degli elementi tecnici che possono essere... Ma no, noi abbiamo un ettaro e lo gestiamo nello stesso modo dall'inizio stagione per tutti e due i vini. Poi sarà la stagione che ci dirà se un anno è più adatto a produrre di uno, se un anno è più adatto a produrre più di un altro o in uguale proporzione. Ma questo viene anche comodo perché per poter gestire la botrytis noi dobbiamo arrivare in stagione autunnale con un bel carico zuccherino che riesce a frenare e a contrastare la muffa, e quindi tutta l'uva un po' verdina, diciamo, non è adatta, e non è adatta neanche quella che magari si fosse per sbaglio, per colpa nostra, cotta un po' troppo d'estate. E quindi eventualmente con la raccolta della secca noi puliamo ciò che non potrebbe essere poi adatto a proseguire il percorso ottobre-novembre. Grazie. Gianvito, allora cosa ci racconti in breve? E poi ci presenti magari i vini in degustazione. Noi degusteremo, come già preannunciato sui social, degusteremo un rosato che è il nostro rosato più importante perché ne produciamo due, si chiama Rosato. Da quest'anno, con l'annata 2020, abbiamo fatto un salto nella denominazione del Salice Salentino DOP. Gianvito, 2019-2020 è in divenire. L'ho detto 2020, con il 2020, forse con l'anno 2020 della 2019 imbottigliata, quindi abbiamo fatto questo salto nella denominazione più importante della nostra zona, il Salice Salentino Negramaro Rosato, perché fino al 2018 il Rosarò era un IGT. Questa è una sfida molto importante perché, come ben sapete, la resa è del 50% rispetto all'85% come da disciplinare per l'IGT Salento. Degusteremo anche due novità in assoluto, che sono due vini, i due primi vini biologici, un Negramaro, un primitivo, che noi abbiamo inserito in una linea che abbiamo denominato vigne salve, cioè vigneti salvati dall'abbandono. Ecco, queste sono le tre bottiglie, tre vini, le tre etichette che noi proponiamo questa sera nella degustazione e che rappresentano una continuazione di quella che è la nostra storia con già all'attivo 17 etichette. Io non mi dilungherò di più e passo la parola a Gil. Grazie mille Gianvito, ringrazio Fabrizio e ringrazio allo stesso modo Alessandro per l'opportunità che mi date tutti i giorni di poter parlare dei vostri prodotti. Quest'oggi sono qua in vena non di istruttore, quindi non è una vena didattica, lascio proprio la parte tecnica, la parte di spiegazione, come hanno già fatto i produttori, ai produttori stessi. Io invece mi concentrerò principalmente sulla parte descrittiva e quello che andremo a trovare all'interno dei calici. Prendiamo in considerazione il nostro primo prodotto, il Rosarò, e premetto subito un preambolo perché parlo non solo alle persone che stanno degustando il vino con noi ma anche a tutto il pubblico. Il rosato non è una tipologia di vino secondaria come mi viene spesso detto o considerato tutte le volte al ristorante per l'albana stessa, perché è già scartata a priori perché è albana. Il rosato, quando si vede rosato, il pubblico si spaventa. Non è la cosa giusta da farsi, perché il rosato è un vino che dà tante emozioni, non solo nella sua veste veloce e pratica, visiva e olfattiva, ma anche dopo qualche anno. Ora andiamo direttamente alla degustazione di un prodotto che si presenta già acceso e luminoso all'interno del calice, di una grande lucentezza, con questa parte rosa accesa che ha qualche rimembro che ricorda anche un accenno di rame, la lucentezza del melograno, compattezza degna di un prodotto fluido all'interno del bevante, parte olfattiva dinamica, subito vivace, con questa nota floreale subito evidente e accenni croccanti di frutta. Abbiamo una fusione tra fragolina di bosco, quella mela farinosa leggermente croccante e un accenno esotico sul finale.
È un prodotto che probabilmente, stando ancora in fase degustativa all'interno del calice, all'interno del bevante, si amplierà ancora di più, maggiormente. Ma non indugiamo, andiamo subito all'assaggio per confermare ciò che abbiamo appena detto in parte olfattiva. Ingresso semplice, diretto e pulito. Scivola all'interno del palato e si concentra a centro bocca nella sua parte di grande salinità, forte salinità e buona freschezza. Il centro bocca rimane lì, il frutto domina queste caratteristiche e ritroviamo un frutto croccante, un frutto di grande piacevolezza, un vino che si spazia subito nella parte di centro bocca tra queste note tra sapidità e freschezza e fa ritornare e ingrana la voglia di essere bevuto, bevuto e ribevuto. Un vino che assolutamente richiama un antipasto dove posso ritrovare anche una certa untuosità prima di passare al secondo sorso. Questa è la concentrazione del rosato che abbiamo in degustazione 2019. Passando invece al Negro Amaro, abbiamo già un prodotto che come veste si presenta bella, di buona trasparenza, a detta di quello che il mondo intero pensa del Negro Amaro, che non è tutto inchiostrato, arrabbiato subito al calice, che si presenta prepotente. No, qui è giovanile, bello, facile, di una bellissima vista, come vedete. Bello e dinamico, risponde in maniera elegante al movimento del calice, il vino. La parte olfattiva è la sua, dove il frutto maturo, questo accenno di mora seguito da un piccolo ritorno di cassis, domina questa parte olfattiva. Non è una parte olfattiva che ha chissà quali profumi, non ci dobbiamo inventare chissà nulla. Tutto il prodotto è riscontrato all'interno del calice. Parte olfattiva dominata da un frutto, piccoli frutti rossi che vengono fuori man mano. A centro bocca ritroviamo grandissima bellezza e facilità di beva, dove non troviamo scontro tra freschezza e salinità, anzi il tutto quanto è appagato. Mi sentite più nessuno? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo, Alessandro. Ti sento. Tutto quanto è appagato da un bel ritorno e un buon occhio. Questa parte questa parte di tannino presente che non è fastidiosa, anzi, è una parte di tannino che dà anche un certo riverbero all'interno del calice, okay, e rende succoso il sorso. Tipologia di prodotto a cui suggerisco una degustazione anche a temperatura leggermente inferiore, che non va a infastidire, anzi, rende ancora più servevole la degustazione, sia in aperitivo che con un classico antipasto, assolutamente, che può essere anche una semplice polpettina di cavallo in un sugo rosso in questo caso. Passiamo al primitivo, sempre annata 2019. Qui abbiamo già una veste un pochettino più come si dice, che tende ad essere leggermente più carica, ok? Parte visiva, sentiamo anche una leggera decisione maggiore all'interno del bevante, quindi abbiamo una consistenza leggermente maggiore in questo caso. Olfatto deciso, intenso, dritto verso il cassis in questo caso. Con un accenno floreale tra mammola e violetta. Sorso deciso e integrato, piacevolmente carico e allo stesso tempo elegante. Abbiamo frutto, abbiamo fiore, abbiamo freschezza, abbiamo salinità di grande bilanciamento in questa bevuta. Una bevuta subito graffiante all'interno del palato, perché entra all'interno del palato in maniera decisa, ma poi si siede e batte i pugni sul tavolo e dice: benissimo, io sono qui, posso essere degustato in questa maniera anche leggermente più fresco.
qui abbiamo racchiuso in tre vitigni, diciamo, le espressioni principali, ma non le uniche espressioni del territorio salentino. Dalla rosata a poi passare a due vitigni autoctoni. Certissimo. Allora vado direttamente al Muffato. Qui siamo in terra di Romagna, la terra nella quale qualche anno addietro, quando si versava un prodotto del genere nel calice e si degustava comunque albana secca con queste connotazioni, il consumatore finale era spaventato, se vogliamo, no? da un colore così carico, un colore così vivo, un colore così importante. Abbiamo declinazioni di albana secca che hanno queste connotazioni perché adesso sono diversi e sono varianti, vari gli stili che prendiamo in considerazione. Qui abbiamo una versione muffata, una versione che gentilmente, candidamente, vista la collocazione delle vigne, potete vedere anche un leggero scorcio dell'etichetta, viene attaccata in maniera automatica da botrite, botrite cinerea, questa muffa nobile che, al di là di attaccare l'uva e prendere una parte acquosa e lasciare soltanto la parte zuccherina, ne rende grandissime proprietà olfattive che andremo a degustare adesso insieme. Parte visiva regale, oro vivo, oro acceso. Abbiamo un prodotto ben deciso all'interno del calice. Il naso regala tantissime espressioni olfattive, passando dalla nota dello zafferano, che è forse la nota un pochettino più importante, alle note boisé di crosta di brioche appena sfornata. Parte olfattiva che regala miele di castagno, acacia, una nota leggermente tostata, tabacco, pepe di cayenne. Questo è veramente un tripudio di emozioni imbrigliate all'interno del calice. E qui c'è da fare un grandissimo lavoro di realmente avere la pazienza di aspettare proprio questo prodotto all'interno del bevante e degustarlo con calma. Abbiamo parlato di Albana al 14, che viene comunemente classificato come clone della Gaiana, un clone che in questo caso rende queste bellissime sensazioni, e qui è la vera e propria regola che viene infranta e come si dice in questo caso l'eccezione che conferma la regola. Ho provato a dire, ma sembra che suonava solo io, perché sennò l'avrebbero fermato. Dimmi Alessandro, volevi intervenire? Niente, vado avanti, parto con l'assaggio. Bello assaggio, andiamo a riconfermare tutte queste belle sensazioni olfattive, e la riconferma, tutte queste sensazioni olfattive vengono riconfermate al palato. La cosa particolare e positivamente disarmante è il fatto che ritroviamo grandissima freschezza all'interno di questo prodotto. Stiamo parlando di un muffato, un'annata 2017, un vino che ci si aspetta, cioè ci si aspetta che tendenzialmente abbia una parte zuccherina troppo carica, invece abbiamo questa parte di freschezza che ci regala meravigliose sensazioni e rende e invita al sorso ancora. Questa nota di albicocca disidratata, questo accenno di zafferano, queste note olfattive importanti vanno a impreziosire il calice ancora di più e legano l'abbinamento quasi in maniera scontata con formaggi erbolinati in questo caso. E io vorrei però anche sentire se Carlo vuole aggiungere qualcosa, perché comunque lui è un grande degustatore di negramari e primitivi, chiaramente nostri. Niente, io ho avuto una sorpresa, perché sinceramente non degustavo questi due vini. Avevo degustati appena imbottigliati, diciamo così, ecco. Hanno fatto un'evoluzione veramente impressionante e positiva, secondo me, visto che comunque sono dei vini biologici, l'ho sentiti molto più importanti come vini, e quindi sono molto soddisfatto, diciamo, di questi due vini. Anzi, devo dire che il Negro Amaro io per certi aspetti lo apprezzo anche maggiormente. Vi lascio solo con questa citazione: il simposio greco era un evento esclusivo per privilegiati, potevano parteciparvi solo gli uomini e solo di una certa classe, ma il suo principio ha un valore più generale.
Il vino aggiunge qualcosa alla società umana purché sia usato per ravvivare la conversazione e quest'ultima sia civile ed estesa a tutti. E con questa citazione, ma veramente di Roger Scruton, vi lascio e soprattutto lasciamo quanti dovessero essere in ascolto, ma ringrazio Alessandro, intanto Gianvito e quanti sono intervenuti da le due versioni, perché del rosato non posso parlare, sono veramente di due vini con uno stile veramente giovane, graffiante, toccante, dove non c'è nessuno spazio per alle spezie e quindi alla terziarizzazione ancora, ma sono due vini concepiti per quello che devono rappresentare. Semplicità, ma soprattutto un elemento essenziale, bevibilità. Bene, grazie Fabrizio. Io vorrei soltanto, prima di passare ai saluti, vorrei soltanto aggiungere questo, non in risposta, ma aggiungendo alle note ricercate di Gianfranco, che noi riconosciamo come avere la facoltà veramente di degustare i vini del Salento, quale anche ambasciatore dei vini del Salento in Francia, soprattutto Negramaro e Primitivo, che lo sforzo che ogni produttore mette per produrre un vino biologico, quale che sia, è uno sforzo veramente molto ma molto importante e che il più delle volte, nonostante gli sforzi, e siccome è tutto legato alle condizioni meteo di una annata che può essere anche molto ma molto difficile, il produrre un vino biologico è una sfida veramente molto importante, tanto è vero che nell'annata scorsa, nel 2019, noi non abbiamo prodotto come biologico per esempio la Malvasia Nera, perché è andata completamente perduta. Quindi ogni anno è veramente una sfida, perché noi combattiamo, come sa benissimo Alessandro, soltanto con il rame e lo zolfo, e quindi è molto complicato portare a casa un prodotto dal punto di vista sanitario integro, per cui ripeto è molto complicato. Poi soprattutto con molto poco rame ci fanno lavorare, quindi, ma ci sono anche dei limiti, meno male però, dei limiti nell'impiego del rame, quindi il risultato che noi abbiamo ottenuto, e devo dire che in questo noi abbiamo all'interno della cantina Carlo, che è uno dei tre soci insieme a Franco, che è persona che è molto attenta proprio alla parte organolettica e degustativa, quindi molte volte noi facciamo anche uno sforzo in cantina nel convincerci noi stessi che se il prodotto non raggiunge uno standard qualitativo accettabile è inutile anche metterlo in commercio. Quindi ecco, molte volte paragonare dei vini su parametri diversi è molto, che in un vino biologico, specialmente perché non è passato in barrique, mancano molte volte quelle caratteristiche che troviamo in un vino tradizionale. Però ecco, è vero anche, io mi riprometto di eventualmente degustare gli stessi vini magari tra qualche anno, anche perché abbiamo il nostro carissimo Gil, grande appassionato di annate vecchie nei vini, specialmente nei rosati. Lo abbiamo riscoperto come grande appassionato di rosati, soprattutto di annate. Lui è innamorato del Rosarò e lo ha anche espresso ufficialmente del Rosarò dell'annata 2016. E quindi, ecco, molte volte dobbiamo in un certo senso non accontentarci di quello che eventualmente il produttore dà, però guardare anche allo sforzo che questo può comportare per avere un prodotto con una buona qualità. Gil, grazie Gianvito, però è una cosa interessante. Alessandro e Gil, chiude Gil. Allora, io che dire, mi ricollego con quanto è stato detto da Alessandro prima, che avere questo palcoscenico, quindi di appassionati al di là della manica, quindi persone che in una serata tipo, in mezzo alla settimana, prendono la briga di trovarsi di fronte a uno schermo e degustare con altri amici o produttori, sommelier e degustatori, questa per me è una grandissima cosa. Lo dico in qualità di ambasciatore del Negramaro, lo dico in qualità di ambasciatore dell'Albana, lo dico in primis in qualità di appassionato di vino. Trovarsi e confrontarsi è la migliore
è la migliore opera che possiamo fare nei confronti dei produttori e per poter migliorare noi stessi. Per quanto riguarda tutta la sfera dell'Alta Italia, quindi prendo in considerazione la Romagna e la Romagna dell'Albana, dà fastidio. Dà un po' fastidio il discorso del fatto che sia maggiormente conosciuta sotto alcuni aspetti fuori rispetto a quanto non possa essere conosciuta realmente dentro, ok? Sì. Dentro la regione. E credetemi che è uno sforzo immane in qualità di ambasciatore, cercare di divulgare un prodotto che le persone del territorio stesse ripudiano sotto alcuni aspetti, ok? Questo fa male come sommelier, fa male come sommelier all'interno del ristorante, fa male come consulente e un po' infastidisce anche perché tutti beviamo in continuazione cose fuori dal nostro territorio senza prendere in considerazione realmente quello che abbiamo in territorio, ok? Quindi questa è una cosa che in primis dobbiamo capire prima di ordinare una bottiglia al ristorante o prima di acquistare una qualsiasi bottiglia. E legato al contesto territoriale italiano, ricordiamoci che ognuno di noi è ambasciatore del proprio territorio. Non importa avere un titolo, non importa essere un sommelier, non importa nemmeno avere competenze di degustazione tecnico-tattiche, ma ricordate che ogni volta che acquistate una bottiglia del vostro territorio di appartenenza, state già facendo un ottimo lavoro di portavoce per i produttori che tutti i giorni si svegliano all'alba, indipendentemente dalle intemperie, e cercano con il loro prodotto di portare una bottiglia dalla meno costosa alla più importante fuori, e il liquido che abbiamo all'interno del prodotto, fidatevi che è ottenuto con ogni singola lacrima del loro sudore. Per quanto riguarda il Negromaro, io che cosa dire? Negromaro, come poi Albana, in cantina ho Albana delle annate degli anni 80, o dell'Albana dell'89, che è la mia annata. Io sono un amante delle vecchie annate perché non si può conoscere, pretendere di conoscere il presente aspettando il futuro senza aver capito e bevuto il passato. Io la vedo così a livello mio personale ed è la motivazione per la quale mi ci inforco in continuazione e bevo vecchio, compro vecchio, degusto vecchio, ma perché mi faccio una mia storia su quello che poi, per poter capire meglio quello che è il presente e aspettarmi dal futuro. Ecco perché poi Gianvito sono sicuro che non me le vuole dare, però io se avessi delle annate vecchissime di rosato, io lo dico anche tutti i giorni con Alessandro, ma sono difficili cose da strappare, no? Io, chi ha la possibilità, io lo chiedo sempre, poi al limite uno mi dice no, io le vecchie annate le prenderei in considerazione tutte quante, ma ci arriviamo. Per battere i pugni sul tavolo e dire guardate, pensavate che un rosato non potesse reggere la prova del tempo, benissimo, oggi degustiamo un rosato degli anni 2000, oggi degustiamo un rosato degli anni 2002, 2005, 2010, ok? Questa è la prova del tempo. Stessa cosa per i rossi, stessa cosa per l'Albana, ok? Noi siamo i primi ambasciatori di noi stessi e del nostro territorio, quindi beviamo territoriale, capiamo territoriale e spendiamo il nostro tempo per chiedere ai nostri produttori che con tanta pazienza e fatica ci spiegano il loro lavoro. Io con questo voglio chiudere, ringraziare Gianvito Rizzo per aver dato via questa bella iniziativa, la collaborazione di Alessandro Ramilli e anche l'ottima partecipazione di Fabrizio e tutti voi partecipanti e anche gli altri ai soci, insomma, di Gianvito. E che dire, io con l'augurio di rivedervi il più presto possibile, magari tutti quanti seduti alla stessa tavola. Esatto, io vi saluto facendo un cin virtuale con due espressioni del territorio. Ragazzi, cin a noi, cin. E a presto. Se bevuto al momento giusto, nel posto giusto e con la compagnia giusta, il vino è la via alla meditazione e non sia alla pace. Sentirini. Grazie Alessandro, brava. Finisco anche con il tuo. Grazie. Ciao a tutti ragazzi. Grazie a tutti voi, speriamo veramente di rivederci anche a tutti intorno al tavolo.